Eccoci qua con Pierluigi Scotto a commentare questa sconfitta in casa con il Sola. Pierluigi, una partita veramente particolare, insomma, soprattutto il secondo tempo giocato una porta, poi è arrivato la porta degli avversari, insomma, 2-1 per il Sola. Purtroppo nel calcio, se la squadra lo vince, ha fatto un partitone dove abbiamo fatto un gol regolarissimo, abbiamo preso un palo, abbiamo un salvataggio sulla linea, abbiamo giocato un gran calcio, sembra anche brutto che è perso, sembra anche preso un gol, invece no, l'avete visto tutto, abbiamo fatto un partitone, gli ha regalato un rigore, che non c'era assolutamente, e poi ci siamo fatti sorprendere su una ripartenza con un cambio di campo, purtroppo questo è il calcio, però la squadra ha fatto una grande gara, se giochiamo così sarà difficile retrocedere, comunque io voglio pensare positivo e pensare che ne abbiamo. Cioè, perché poi la classifica a volte può essere, insomma, può dar fastidio vedere una certa classifica, però poi guardare le partite sul campo, tu rivedrai sicuramente la partita domani, insomma, cioè comunque la squadra è una prestazione importante. Non gli ho detto niente perché siamo stati solo ingenui sul gol e basta, perché altrimenti abbiamo fatto una grande gara, ma lo sanno anche gli avversari, che pure è una bella squadra al Sora, però lo sanno, oggi c'è un latte dolce super, abbiamo fatto un partitone, non riesco neanche a commentare questa sconfitta perché abbiamo fatto un secondo tempo dove li abbiamo messi nella metà campo loro, ma anche creando tantissimo, perché il palo, il gol annullato è assurdo, una palla che arriva tagliata, arriva da dietro De Lizos, poi insomma il coso, ha fatto gol De Lizos, Sacca. Cioè, mi pare De Lizos. Dunque, insomma, dico, dovevamo portare almeno a casa un punto, invece ci ritroviamo con zero punti. Ecco. E questo per chiudere, anche piove sul bagnato, si deve perché perderemo Andrea Mura per circa un mese. Come pensi di gestire questa situazione? Per motivi di lavoro? Andrea Mura non si sostituisce facilmente, Andrea Mura è il nostro apriscatole, uno che vince gli uno contro uno, questa è una brutta botta per noi, però cercheremo di darci da fare e sopperire alla sua assenza. Grazie Pierluigi. Grazie a voi.